Nel giorno del primo anniversario della tragica uccisione di Pasquale Romano, il Comune di Napoli promuove l'iniziativa Lino Uno di Noi nel Teatro Area Nord a Piscinola, poco distante dal luogo in cui Lino fu ucciso. La svolta radicale di atteggiamento da parte nostra e in particolar modo da parte di quei giovani, cioè voi giovani di Marianella, dovete far sì che nella vostra terra non ci debba più essere delle persone che arrivino a tali orrori come questa che hanno determinato gli assassini di Pasqualino Romano. E per affermare l'importanza della scuola e della cultura nel contrasto alla criminalità, l'assessorato ai giovani ha donato 600 diari della Polizia di Stato di Aiò a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Marconi di Marianella, una pubblicazione che parla di legalità ed interculturalità promossa dalla Questura di Nuoro. È un diario che parla di legalità. La scommessa è stata quella di rendere comprensibile facilmente a voi, con i pensieri semplici, dei concetti e dei criteri che forse tutti abbiamo nella nostra mente, ma che poi in pratica non riusciamo a esprimere, non riusciamo a praticare. E dal TAN, oltre ai protagonisti diretti della tragedia di Lino e di altre vittime innocenti della criminalità, sono intervenute inoltre le associazioni del quartiere Marianella ed esponenti dei movimenti anticamorra. È giusto commemorarlo, non dobbiamo permettere a nessuno di dimenticare la storia di Lino, che è una storia che deve scavare nella coscienza di tutto il paese, di tutta l'Italia. Napoli ha delle ferite profonde. Oggi era particolarmente difficile per noi come comune immaginare che tipo di giornata realizzare per un degno ricordo, perché siamo consapevoli che non sarà mai abbastanza quello che potremo fare. Allora come città era importante stringerci profondamente al dolore delle persone che hanno amato Lino e trasmettere a loro in primo luogo quanto Lino sia amato da tanti ragazzi di questa città, anche se non lo conoscevano. E siamo in un teatro, questo è un teatro importante, il TAN, che ha accolto con entusiasmo questa iniziativa e che ogni mese il con più di 100 abbonati fa cultura su questo territorio. Il Comune di Napoli negli anni indietro ha avuto molte mancanze nei confronti di questo spazio. Nasce da oggi un impegno concreto, perché Lino e le vittime innocenti di criminalità profumano di vita, soprattutto attraverso il dispiego di scuola, formazione e cultura.